Buonasera. Buonasera, buonasera. Ho bisogno di chiacchierare. Ciao ragazzi. Erano previsti per il 22. Saranno le Nothing Year. Due? Queste? Non lo so. Come state ragazzi? Allora, fatemi vedere se stavolta parte tutto, perché l'ultima volta è stata incredibile come live, nel senso che non era manco partita. Allora, siamo tutti qui riuniti, buonasera. Saluto tutti. Falco, Luca, Dani all'inglese, Dani, Riccardo, Luca, buonasera. Luca Grassi, ciao, Giuseppe, Andrea, Oscar, Lele, ciao Lele, grande. Samu, ciao Samuel. Luca, Daniel, Stefano Rossi, ciao a tutti. Allora, come vedete, ho dei pacchi. L'avevo scritto su Instagram. Buonasera, grande. Ciao Marco, ciao Guinea, Daniel, Alberto, Giuseppe. Mi fa piacere vedervi tutti qua collegati. Innanzitutto, ditemi se lato tecnico ci siamo. Musica, ditemi se siete pronti, se siete... Ah, io sono veramente rilassato. Sono veramente rilassato, ma allo stesso tempo pronto a usare questo taglierino di Hoto. Se seguite il canale Davvero Show, mi sapete che amo questo brand. Ma buonasera dalla Turchia, Davide. Buonasera. Ciao Antonio. Ciao Marlen. Ciao Giuseppe. Ciao Dan. Allora, insomma, sto salutando tutti. Ma non era fallita la Nothing? Anche oggi Nothing fallisce domani. Audio perfetto, tutto perfetto, grazie mille. Ah, allora, ho tanti pacchetti, perché la mia pigrizia me li ha fatti accumulare tutti. E secondo voi io posso partire direttamente dalle Nothing? Secondo voi io posso partire direttamente dalle Nothing? No, non posso. Ma tra l'altro notate la professionalità. Mettiamo via la tastiera, così. Oh, saluti dalla Sicilia, ragazzi, c'è tutta l'Italia, tutta l'Europa, va benissimo, cioè, ho una scimmia per questo niente. Lo vedremo più tardi. Ora, voglio aprire un paio di pacchetti che, dovete sapere, mi sono stati mandati e io non ho mai aperto. Cioè, questo è già aperto e probabilmente so anche cosa contiene. Un paio di cuffiette, potrebbero essere proprio loro, ma non saranno loro, ve lo dico. Oh, ciao Lore. Spero abbiano la micro USB, così vedete in diretta un suicidio e quindi non sarebbe... Mi dissocio, si fa così in diretta, mi dissocio. Viva il 3x! Allora, adesso faccio vedere una cosa. Lo sto ancora usando, ragazzi. Sto soffrendo per le dimensioni, sto godendo per la fotocamera. Va bene, intanto io apro. Apro, intanto parlo con voi. Queste sono delle cuffiette che mi sono state mandate... E ho accettato solo perché lato design ho detto ecco, queste sono le Nothing Year 2, incredibile. Abbandonerai Pixel 5. Questa è la mia risposta, proprio una sequenza di Ciao Marco, ciao Gianni, ciao Riccardo. Ragazzi, stasera siete accesi. Beh, è lunedì, sono le 9:15, la gente si rilassa. Allora, no, niente, voglio solo vedere. Allora, innanzitutto, la marca, io come faccio a capirla? Dov'è scritta? Ace Fast, io immagino sia, però... Va bene, queste sono delle cuffiette che mi sono state mandate... Ho accettato di aprirle in diretta solo per il design. Vedo già troppa plastica. Però questo display sembra interessante. E sono trasparenti, non lo sapevo! Non sapevo, queste sono le Air 3. Non sono loro. Io l'ho acquistato a Natale il Pixel 5 e ne sono innamorato. Ragazzi, capisco molto bene la sensazione. Capisco molto bene. Ma sapete che sono carine in realtà? Via la plastica. Buonasera, ciao Francesco Cantarelli. Ciao Francesco. Ciao Marco. Ciao Riccardo. Sto salutando probabilmente 50 volte anche le stesse persone. Sapete che non mi dispiacciono? Allora, leviamo tutte queste pellicole... Oserei dire un po' anche superflue. Prima il packaging. Hanno addirittura la cover per le cuffie in sé. Interessante. Adesso voglio aprirla senza romperla. Io probabilmente la distruggerò questa confezione.
La devo per forza. Ah no, ok, da questo lato. Ma va! Addirittura in tema con la colorazione principale. Spettacolo. Ma è molto lime, devo dire. Che forti. Ma sapete che sono simpatici? Fatemi vedere prima. Allora, trasparenti e già questa cosa la provo. Come si aprono più che altro? Ah, cioè questa è la confezione. Vabbè, ma geniale. E in più mi sembra di capire da questa grafica che la percentuale venga mostrata della batteria, venga mostrata con un mini display. Dimmi che è vera questa cosa, dimmi che è vera. Dammi un tastino. Probabilmente scarica, vediamo se... Magia delle magie, tiro fuori un cavetto, vediamo se si compare qualcosa. Voi vedete questo effetto, non è così l'effetto ovviamente. È statico, lampeggia. Ma sai che... Ma sono bellissime. Non so come si sentiranno, non so quanto durerà la batteria. Ma che belle, 95%. Io voglio capire come faccio a vedere la percentuale della batteria in questo momento. Ragazzi, non trovo tasti. Mi dispiace. Dietro? Non trovo tasti. Nome tastiera? Mechanical Mini di Logitech. Accidenti, tutti i migliori influencer. Ciao Luca. Ciao Luca Salviati. È verde alle lucine. Sono stupende automaticamente. Sono veramente particolari. Ciao a tutti. Ciao Luca. Ragazzi, siamo tutti qui riuniti. Ma che piacere. Ma scusatemi un attimo, ma... Wow. Quasi 100 persone, ragazzi. Ma io volevo solo aprire dei pacchettini. Oh, ragazzi, Ace Fast. Bravi. Bravi. Veramente affascinante il prodotto. Io non lo dico, ma facciamo che lo dico. Questi prodotti probabilmente potrete accaparrarveli prossimamente. Lo dirò in un video dedicato. Però vi invito solo a guardare i dettagli dell'abbonamento che si può effettuare con... YouTube, appunto, l'abbonamento a questo canale YouTube Tier 2, quindi livello 2. Arriveranno novità. Tutti i prodotti che vedete, in qualche modo, forse potrete ottenerli. Però vado avanti con i pacchi. Vado con Nothing, ma ovviamente no. Però ricordo che, oddio, non voglio cambiare nulla da qua. È il momento di iniziare a lucrare sulla piattaforma Violas Now. Sapete che Twitch... No, per me il futuro sta qua, sta sul sito rosso, sta sul sito rosso. Comunque è un parto, gli aggiornamenti dei pixel, ne sta facendo uno da 500 mega da mezz'ora. Lo so, ma ne varrà la pena. Allora, la scatola che mi è stata mandata da Nothing, e vi do già qualche informazione giusto per tenervi pronti, è stata mandata ad alcuni componenti della community, investitori, quindi... Non credo siano le Nothing Ear 2. Anzi, sono abbastanza certo che non lo siano. Però questo è un altro discorso. Questo è tutto un altro discorso. Ragazzi, soprattutto volete fare la diretta e intanto prendo un altro pacco. Volete fare una diretta anche per l'evento di lancio delle Ear 2? Che mi sembra che sia a brevissimo. A brevissimo. Meraviglioso è questo. Ragazzi, meraviglioso. Esteticamente... Per me è goduria, giallo, bianco, va bene. Ma è fatto veramente bene. Cioè, splendido. Per forza. Ok Stefano, allora la faccio, grazie. Mi serviva la tua risposta. No, va bene, va bene. Penso ci sarà un cavo di ricarica trasparente. Beh, mi sembra che non sarebbe la prima volta che delle Nothing Ear, o comunque dei prodotti Nothing, abbiano dei cavi di... Ce la faccio ad aprirlo, tranquilli. Ce la posso fare. Oddio. Qua sporco ovunque. Mamma mia. Molto meglio a mio parere il Maker Knife di Giacco. Ragazzi, non sono esperto di taglierini, però questo mi piace esteticamente. Poi, ripeto, potrei sbagliarmi. No, vado a sporcare tantissimo con questo. Ma cos'è? Perché ragazzi dovete sapere che mi sono dimenticato i prodotti che avevo. Ecco, guardate, queste cose a me mandano fuori di testa. Vabbè, farò lavare, pulire al Dreamy, al magico Dreamy,
Ciao Francesco, la scimmia nel seguirti c'è. Ma l'orologio che stai usando con quel cinturino? Ragazzi, no, sto provando un orologio per il canale Davvero Xiaomi della IMI Lab. Non voglio approfondire il discorso perché non ne vale la pena. Qua dentro invece... qualcosa che pesa. Ma cos'è sto coso? Allora, aspettate che ho un'idea. Facciamo le cose ancora più clean. Per essere sporcate ancora di più. Leviamo oggetti, ma soprattutto leviamo... questo. Ok. Scusatemi. Spero che mi si senta sempre. Spero di non distruggere tutto il setup. Ok. Ma dopo con quel verde acqua ho pensato a Wiko. È vero, questo. E questo è il verde Wiko. Ma non è un Wiko, ve lo posso dire. Questo non è un Wiko, bensì è un Mac Studio. Quasi. Questo è un il Gcom Mini IT11. Vabbè, questo è un mini PC praticamente. Vabbè, lo apro perché sono curioso. Ci credete se vi dico che non ho mai ricevuto un mini PC? Ho Wiko TP-Link addirittura. Guardate che faccio danni. No, incredibile. Mac Studio M3. Sì, in esclusivissima abbiamo proprio lui. Allora, adesso... ma sapete che c'è della qualità? Aspettate che sposto queste confezioni, anche perché poi ci sono delle bombe, lato batterie, ma delle bombe, delle chicche, ma delle robe che mi fanno veramente impazzire. Allora, voi lo vedete abbastanza bene, ve lo metto al centro, anche perché io sono sempre un po' storto, dovete dirmelo quando sono storto. Perché ho la telecamera così, però devo stare qua. Beh, direi qualità ci siamo, no? Allora, serie mini PC, ok? Beh, composizione della scatola da rivedere, eh? Questa plastichina che salta fuori, va bene, glielo concediamo. È piccolo, nel caso non si capisse, però è piccolo. Uno di quelli che andrebbero bene, ma con la ventola minuscola che fa un casino assurdo. Questa cosa penso la scoprirò. Però mi sembra interessante perché è dotato di un hardware. Ecco, vedete, così non si tolgono pellicole. Così non bisogna toglierle. Si tolgono da qua. Da qua. Ok, uno. E poi due. Se riesco. Ok. Abbastanza solido. Ma sapete che questi brand, dico secondari, ma con tutto il rispetto, cioè ci mancherebbe, fanno dei prodotti anche ben realizzati, non, nulla di incredibile, assolutamente. Voilà, ci siamo. Porta SD, mi piace. Due USB, Type-C, che non credo Thunderbolt, però no. Non è Thunderbolt. Niente di particolare. Ok. Tasto di accensione. Jack per le cuffie. Un'altra porta USB-C. Interessante. Penso che sia il simbolo della DisplayPort. Bello. Simpatico. Grazie. Thank you. No, grazie a voi. Bello solido. Però immagino che abbia veramente una di quelle ventole devastanti. Non mi voglio mettere... Non voglio mettermi a leggere delle lettere, ma vabbè. Ma come fai a non leggere una lettera con questa calligrafia? Naturalmente computerizzata, digitalizzata, ma questa tinta bigiolina. Caro cliente, grazie per aver acquistato uno dei nostri prodotti per renderti più facile la tua vita quotidiana. Va bene, mi fermo qua. Direi che è già stato un po' troppo strappalacrime questo discorso. Promette bene. In realtà sì, cioè ha delle buone caratteristiche. Il punto è, appunto, se riuscirà a mantenere delle temperature basse. Qui abbiamo un i7, forse riuscite a leggere anche voi, i7, 16 giga di RAM, DDR4, 512 giga di SSD, M2. Vabbè, direi onesto, probabilmente adatto anche a... vabbè, però se mi mettete... Ecco, l'alimentatore così... Preferivo non vederlo, però lo accetto, questo insieme di cavi, questo agglomerato di...
facciamo finta che non abbiamo visto nulla, però abbiamo visto la sacca, va bene, ok, quindi io posso prenderlo, infilarlo. È carino comunque, è sicuramente portatile. Se uno fa un viaggio, praticamente è le dimensioni di, non saprei, di uno scatolotto dove ci mettete il riso per mangiarlo a pranzo, non so. La lettera di Carl Pei, eccola, è lei, non è quella Antonio, purtroppo. Sembra davvero caruccio, magari con un rice. Si possono fare cose interessanti con questi mini PC. Secondo me anche con Windows comunque non credo deluda più di tanto. In ogni caso adesso vedo come provarlo, non saprei nemmeno come metterlo alla prova. Potremmo andare con lui, ma non ancora. Non ancora, perché è ora di chicche. È ora di chicche. Sì, ma nella sacca non ci sta l'alimentatore. Vero, vero. Infatti questa cosa dell'alimentatore mi manda fuori di testa. Volevo parlare di batterie. E preparatevi, perché secondo me adesso vedete tanti milliampere ora. Preparatevi a una bomba da 40.000 milliampere ora. Quando me l'hanno proposta io ho detto mandate subito. Io necessito di bestie di tale dimensione. Allora, tutto in cinese. Partiamo subito bene, spero che voi vediate dall'avvicino. Ma che bello, che professionalità. Questo non voglio nemmeno sapere che cosa sia, però probabilmente è resistente agli schizzi, non ci scherzerei. 100 watt di power delivery, potenza interessante. Dietro abbiamo tutti i dati, volete divertirvi a leggere tutti gli output di ogni singola USB C1, C2, C1, C2A, C1 più USB C2, insomma tutte le combinazioni. Però ci sono 40.000 mAh di batteria, sono veramente tanti, sono veramente tantissimi. Direi di aprire. Questa volta non serve nemmeno il taglierino Yoto, ok? Mamma mia, sono veramente incapace di aprire pacchi. La scatola di quel powerbank mi sembrava... No, non è esattamente quella, Andrea, no. Fondamentale, se no, come... Aspettate, oddio, mi sto perdendo i messaggi. Se no, come ricarichi il telefono? Sì, no, in effetti 40.000 mAh, carichi il tuo telefono, poi carichi anche quello della tua famiglia, dei tuoi parenti più lontani, dei tuoi amici con i quali non parli mai, ma che tanto tu dici, cosa me ne faccio di tutti sti mAh? Perché no? Credo di aver finito, ragazzi. Siamo pronti? No, perché ci sono anche sotto. E vabbè, però se fate così. Volevo solo dire che il brand è iFori. Quindi brand che io non ho mai sentito nominare. Però affiderò la mia vita in questo momento a sta bomba di batteria prodotta da iFori. Quindi iFori, credo in te. Io ci alimento la casa. Beh, in realtà Raffaele, non hai tutti i torti. Pure la testa. Sì, quasi ricarichi una Tesla con questa batteria. Non vorrei provare, comunque non mi sento molto, molto sicuro. Ragazzi, sto per finire le linguette. Nel frattempo fate come se foste a casa vostra. Salutate, parlate tra di voi. Forse con questo configuri lo Stonex. Ragazzi, tirate veramente fuori delle perle ogni tanto. Ci siamo. Beh, il packaging sotto si rivela interessante, se non fosse per l'ennesimo scotch, che direi anche no grazie. Però va bene, l'avete voluto voi. Questo lo uccido con lui. Buona. Uno. E dos. I tres. I quattro. Benissimo. Ciao Carlo. Belli questi prodotti che porti sul canale. Sì, in realtà cerco sempre di accettare prodotti particolari. Però questo mi spaventa in realtà. Non è solo particolare. Dai. Proprio l'angolino. Eccolo là. Luca. Mi avete chiesto scusate per le cuffie. No, sono le Zone. Le Zone 100, credo. Potrei confondere. Vabbè. Allora, c'è molta plastica, c'è anche roba rudimentale per certi versi, quindi ragazzi siamo pronti all'esplosione in diretta, tutti sintonizzati,
scrivete se volete apparire nella chat dell'esplosione di questa batteria. Allora, in realtà, adesso scherzi a parte, questa batteria l'ho accettata, sì, detto così, ho accettato di riceverla in test per un motivo molto chiaro. Anche lei segue un design trasparente. Avete capito che tutta questa live è una live con unboxing trasparenti? A parte i computer, il mini PC, però, ad esempio, le cuffiette di prima e questa batteria, e forse anche quella dopo, di trasparenza ne hanno da offrire. Vediamo questo, che voglio sapere un attimino subito che cos'è, prima di fare gaff. Questo è un cavo, ok? Cavo Type-C con compatibilità con i 100 watt, probabilmente riuscite a leggerlo. Ci fidiamo. Va bene, ci fidiamo. Questo è un laccetto che sembra più un cinturino, ok? Tipo telefono. Ah, ma che belli questi unboxing con prodotti particolari e soprattutto con batterie piccole, ma che per qualche motivo riescono a contenere 40.000 mAh. Lo risottolineo per chi si fosse collegato solo ora. Vado. Anzi no, prima leggo qualcuno. La Cina ha scoperto che la nuova Apple è nothing. Via copiare! Mi sta bene. Perché se copiano bene... Ok. Oh! A me queste cose mandano fuori di testa. Analizziamola con calma. Io lo sapevo che facevo bene ad accettarla, questa qua. No, anzi, diremo via proprio tutte le plastichine. Allora, spero vediate tutto molto bene. Ogni singolo particolare della scheda che dà poi accesso a tutte le prese viene mostrato in questo modo trasparente, nudo e crudo. Spettacolo. Molotov 2.0. Ok, spero di no, Gregorio. La parte posteriore nasconde questo guscio protettivo in plastica bianca opaca, che non è sicuramente elegantissimo, ma questa è una torcia. Ecco perché questo è opaco, perché devi diffondere luce probabilmente. Vado? Accendo? Allora, andiamo con calma. Pellicola. Una cosa alla volta e facciamo tutto. Tasto di accensione? Non è questo, non credo almeno. È lui? Non è lui, perché lo sto cliccando con questa voglia e con questa cattiveria? Ma è lui? Non è lui? No. Ok. Come si accende? Forse va messa in carica, eh? Un'altra pellicola. Piano piano, a furia di tirar via pellicole, arriveremo al dunque. Io voglio sperare. Ditemelo voi. È lui o non è lui? La Nothing Bomb 1. Queste sono le Nothing Ear 8. Samuele, non leggo il commento. Probabilmente è scarico. Mannaggia, ma 40.000 mAh me lo mandano scarico. Leggere le istruzioni prima di utilizzarlo ogni tanto serve. Hai ragione, Carlo. Hai ragione, assolutamente. Però io voglio andare oltre. Io voglio capire il design, la user experience di questo prodotto. Voglio capire se l'hanno fatto talmente bene che non serve il libretto delle istruzioni. Però probabilmente sono semplicemente io un po' incapace di fronte a questo capolavoro. Comunque sì, ragazzi, secondo me è proprio lui il tasto di accensione. Guardate, c'è questo piccolo perno. Forse... No, non può essere touch. Ragazzi, proviamo a mettere sotto carica. Va bene. Allora, immagino che la presa di ricarica sia una delle due Type-C. Nulla? Forse il caricatore non è neanche degno.
No, mi arrabbio, giuro che mi arrabbio se non riesco a... va bene, avete vinto voi. Leggiamo le istruzioni. Sì, però non mi sta bene questa cosa qui. Anche perché, calma, cioè, noi abbiamo detto istruzioni, ma qui non ci sono istruzioni. Cioè, non mi sembra di vedere istruzioni. Io vedo solo questo, che però è fine a se stesso. Ragazzi, aiutatemi. E tieni, l'ho premuto. Non è un tasto, non so se si riesce a capire. Non è un tasto. Prova a tenerlo premuto in modalità soft touch. Ma non può essere questo, dai. Non va. Non va. Perché ce n'è uno anche sotto. Questo mi fa pensare che questo sia il tasto per la torcia. È scarica, dai, è scarica. Voglio pensare che sia scarica. Sapete cosa faccio allora? Sapete cosa faccio? Madonna Fra, hai ancora sto cavo di Fritzbox? Sì. È ancora lui, è il cavo multiporta di Fritzbox. Perché è il migliore. Va bene, perché lo devo cambiare. È un power bank senza batterie. Guarda, caro Andrea, ti posso confermare che qui dentro di batterie ce ne sono. L'unico problema è capire come attivarle. L'unico dettaglio che possiamo vedere in questo momento è il laccetto. Siete molto interessati, vero, al laccetto? Immagino di sì, perché inserirlo da questo lato, farlo proseguire da questo, per poi chiuderlo a mo' di cinturino dell'orologio. Beh, guardate che bellissimo. Questo è veramente bello. Opla, fatto. Ma che roba. Smartwatch di Nothing. Eccolo qui. Che ore sono? Ma quella maniglia mini a lato non si alza, fa qualcosa? No, no, ho appena... ci pensavo anch'io in realtà. Purtroppo è semplicemente per agganciare il cinturino. Ragazzi, sapete cosa faccio io? Sapete cosa faccio? Sapete cosa faccio? Vado a metterla sotto carica. Un attimo. Niente, niente. Scam. Scam, incredibile, il primo scam. iFory mi ha scammato, titolone. Solo per i bodybuilder. Pratico da tenere al polso, sì sì. Hai assolutamente ragione, Stefano. Provo a collegarci qualcosa da caricare. Oddio, è vero. Adesso però l'ho messa sotto carica. Non dà segni di vita al display. Mi fa pensare che... non so. Sia colpa forse delle batterie scarichissime, proprio stramorte. Ronnie Coleman's power bank. Ci sta, ci sta. Eccolo, quando ci si prepara per il colloquio di lavoro e si prepara solo la parte di sopra. Beh, ovviamente, ragazzi, ma secondo voi vi faccio vedere, insomma, non sono presentabile al di là di questa felpa gialla. Andiamo avanti, perché questa volta invece ho un power bank che ho aperto qualche mese fa, non ho mai esplorato, aspettavo di farlo in diretta con voi. Questo è veramente goduria. Sapete cos'è la parola goduria? Cioè, se quello là era godurioso, questo è... Prima di fine live, ricordiamoci di controllare il power bank. Ma certo, Luca, l'ho messo là perché voglio sapere insieme a voi se poi qualcosa funziona in questa casa oppure no. Guardate il giallo. Voi non potete capire il piacere del giallo. Cavo Type-C fatto da paura. Qui... stiamo parlando della Storm Liquid 2, o meglio al quadrato, però io la chiamerei 2. È meravigliosa. È veramente una roba... mamma mia, avete presente la trasparenza? Ho già dato qualche... ho già lasciato qualche ditata su questa Shargeek. La marca è Shargeek. Shargeek, probabilmente. Storm 2. Godete. Se è porno, tolgo. Segnalate pure la live per contenuti espliciti. Parte inferiore in metallo, come quella superiore. Il resto è arte. È arte. Ma poi guardate il contrasto dei dettagli gialli con il resto dell'assemblaggio.
Stessa cosa qui con il brand, il tastino, questa volta è un tastino, sono sicuro, non faccio gaffe. Anche questa piccola, piccolo dettaglio tecnico, insomma, anche i dettagli nella parte posteriore dove vengono comunicate tutte le uscite, le potenze. Ma questo è un capolavoro. Io la prenderei anche solo per il cavo giallo. Vedi, Luca, tu mi conosci. Si abbina alla tua felpa, ottimo. Ci siamo. Se non si accende, rido. Questa si accende. Se era arancione la compravo. Costa tanto, ragazzi, ve lo dico. Però questo è puro design. Stiamo parlando di una batteria da 26.800 mAh, quindi siamo in quell'ordine. Mi sembra di ricordare che fossimo su quelle cifre. Scusate, adesso magari ve lo confermo al 100%. Se venisse specificato da qualche parte, magari. Ve lo posso dire in watt ora, che comunque è molto importante. 93.5 watt ora di capacità, che è importante, sono tanti. Vi deve bastare questo comunque. Tasto. Un click, non succede niente. Ah, voi pensate che sia scarica? Tenendo premuto, abbiamo addirittura la boot animation. Io spero che vediate tutto ciò. Questo è un display che racconta nei dettagli potenza in uscita, tensione, proprio ampere, volt, watt, cioè ogni forma di potenza, di output viene comunicato, e allo stesso tempo anche in fase di ricarica viene comunicato l'input. Non solo, possiamo utilizzare anche una porta dedicata alla ricarica di quei prodotti che non sono recenti, che magari hanno bisogno non della Type-C, ma di un connettore proprietario. Qui abbiamo la possibilità di sfruttarlo, molto interessante, perché guardate come si naviga in un sistema operativo di una batteria portatile. Ma è chiaro, tenendo premuto un click si passa nelle varie sezioni, e per selezionare basta tenere premuto. Possiamo impostare tantissime cose, in realtà non l'ho esplorata ancora bene, ma è qualcosa di meraviglioso, è veramente qualcosa di meraviglioso. Qui possiamo selezionare appunto la porta, quella che vi avevo mostrato prima, e gestire la tensione, dei valori, perché è importante che quando viene attivata questa porta venga disattivata qualsiasi altra connessione con le altre porte. È molto importante, perché sennò ho sentito che crea dei problemi seri. Un click ci dà le informazioni sullo stato di tutte le batterie, sulla capacità totale, in questo momento 89 watt-ora, credo che sia la capacità attuale, o forse la capacità della batteria, anche se qua mi viene mostrato 93.5 watt-ora, quindi non so dove leggere, non so. No, è proprio quella totale. Battery life 100%, immagino che sia lo stato della batteria. Due cicli, non so se riuscite a leggere, è veramente piccolissimo, però questo è un 2. Se io tengo premuto, in questo caso non fa niente, ma se io vado avanti in questo nuovo menu, posso scegliere di mostrare la temperatura sia in gradi centigradi, cioè gradi centigradi, sì, Celsius e Fahrenheit. Quindi un singolo click, passo da una all'altra, seleziono, tenendo premuto si ritorna di nuovo alla home. Tengo premuto, vado avanti, ho il timer, posso scegliere di far spegnere questo prodotto dopo un tot di tempo. Vado avanti, ho altre impostazioni, posso impostare lo sleep automatico, lo standby automatico del display. A me queste robe fanno godere, posso anche spegnerlo, non è necessario, ovviamente non è necessario, però è meraviglioso. Vi leggo, che figo, quanto costa? Troppo, Alberto, costa troppo, credo 190, una roba assurda. Se premi per 10 secondi esce il robottino con la scritta Fastboot. Quasi, Carlo, quasi. Mamma che goduria, no Samuele, questa è veramente... è incredibile. Incredibile. 180, Lele? Sapevo di cifre importanti, però è incredibile. Perché l'hanno fatta trasparente, ma non così solo trasparente. L'hanno fatta trasparente con dei dettagli gialli, con la cura per il display. Cioè, è un prodotto che si vede che ha pensato molto molto bene. Ma come fai a trovare questi prodotti? Sono loro che trovano me. No, in realtà l'avevo già vista online.
E poi la fortuna è stata che mi hanno contattato per mandarmela per test. E io ho detto: what? Cosa? Subito. È a dir poco meraviglioso, Giuseppe, è splendido. Per adesso funziona bene. Ho fatto solo 2 cicli di ricarica, quindi calma, attenzione. Penso che comunque lo userò con costanza. Sembra fatto benissimo sotto ogni punto di vista. Non so quanto futuro avrà questa Shark Geek. Io spero tantissimo. So che il prodotto è fuori mercato, però è un'opera d'arte. Cioè, io questo quasi lo voglio esporre. Scusatemi se sto andando avanti con questa discussione su una batteria portatile, ma non è una batteria portatile qualunque questa. C'ha anche un cavo USB giallo. Ecco, per esempio, se loro mi dicessero: guarda, vendiamo separatamente questo cavo USB tipo C giallo, io sarei lì in prima fila a comprarlo. Io ho bisogno di un cavo così bello. Matteo, che cos'è? È un power bank, un piccolissimo e umilissimo power bank. Più brand come Shark Geek, veramente. Il problema è che la gente non lo conosce. E quindi, non so, io spero di divulgare il più possibile. Certo, i prezzi non aiuteranno con il suo futuro, ma chi lo sa. Ragazzi, adesso, senza far vedere la parte bassa, vado a controllare e invece la vendete lo stesso. Nessun segno vitale. È completamente morta la batteria da i nostri magici 40.000 mAh. Non torna in vita. Ma se facessero una swap con la box trasparente e con i circuiti in vista e gialla, la prenderesti solo per metterla in esposizione? Sapete che quello è un mercato, non mi interessa, non mi attira in alcun modo, però hanno molta fantasia nei prodotti che offrono. Dunque, potrebbe essere l'ora del Nothing adesso, del pacco Nothing, e invece no. C'è questo pacchetto di FedEx che devo assolutamente aprire perché non mi ricordo cosa contenga. Ragazzi, taglia veramente bene, è un taglierino, voi direte. Sì, certo. Che tu sai, esistono case PC, immagino, totalmente trasparenti? Gianni, non lo so, mi sembra di sì. Nel mondo del modding si fa questo e altro. Oh, questo mi attira. Questo è Ugreen. Questo è Ugreen, che è uno di quei brand che i più esperti sapranno esiste da almeno 6 anni, 7 anni. Io mi ricordo che compravo i cavetti Ugreen da AliExpress proprio perché erano i più economici e soprattutto i migliori in termini di qualità. E questa volta mi ha contattato appunto Ugreen e mi ha chiesto: ehi, ti mandiamo dei prodottini, li vuoi? Ma certo che li voglio, anche perché così li apro in live e poi in qualche modo forse li do a voi. Forse Ugreen caricatore e gli hub. Sì, stiamo parlando. Questa è una live molto batterie, molto caricatori, molto cavetti carini. Allora, voglio capire cosa mi hanno mandato perché non ho ben la certezza. Ok, un cavo jack. Bene, non so perché. Tra l'altro, no, ma perché? Cosa me ne faccio? Jack da 3.5 e jack da 6.5. Vabbè, ma metterò un riduttore, però molto carino, intrecciato. Ma che... Questo è quello della serie Professional, non so se riuscite a vedere. Qui è rifinito benissimo. Credo a sto punto lo userò con il Mac Studio e le mie Audio Technica. Sono molto, molto curioso di testarlo perché è un prodotto niente male, niente male. E poi sì, come dicevate voi, che smartwatch indossi? Danfi, niente di interessante. Un Imilab, è un test che sto facendo in questi giorni. Poi ritornerò al mio Pebble. Fai una serie sul modding e utilizzi tipo per una settimana vecchi smartphone? È un'idea interessante. Non so però quanto il modding possa ancora tirare, diciamo, da questo punto di vista. O comunque credo che andrà sempre più verso un declino in futuro. Quanto bello questo cavo jack. Ma veramente, Giuseppe, infatti sono rimasto sorpreso. Questo invece è un Nexo. Ok,
caricatore 30 watt, piccolissimo. Va bene, carino. Vediamo come lo hanno impacchettato. Va bene. Va bene. Certo che Ugreen ha fatto uno step rispetto al passato incredibile. Cioè, una volta era super, super spartana. Adesso si è pettinata un po' anche lei. Brava Ugreen. Brava. Brava, così mi piaci. È fatto molto bene, sì, ok. Classica parte un po' tutta opaca. Bello, una sola porta USB tipo C. Caricatore, cioè non è niente di che, però compattissimo. Mi ricordo che al tempo anche Anker aveva già proposto qualcosa di questo tipo. Ah, nitruro di gallio, questo lo conosco. Anche questo è un caricatore fast charge. Tra l'altro lo vedo abbastanza piatto. Vediamo come lo hanno assemblato. Lo hanno impacchettato. Ok, tre porte per la ricarica, protezione smart, insomma tutti questi bellissimi termini che però mi piace sempre leggere nella parte posteriore tutte le varie opzioni di output, che è la cosa più importante, ragazzi. Imparate a leggere tensioni, potenze, tutte queste informazioni sono alla base per capire se vi serve davvero un caricatore, se può fare al caso vostro. Comunque la tecnologia del nitruro di gallio, meravigliosa, c'è da qualche anno però. Ma come si trova con il suo Mac Studio? Molto bene, molto bene. Non dirò altro perché vi ho promesso prima o poi un video, e prima o poi arriverà un video sul Mac Studio. Lo amo. Vabbè, non che sia difficile amare un prodotto di quella fascia, però non leggerò delle istruzioni di un caricatore, ma andrò ad aprirlo. Mi sembra l'unica vera opzione. Tutti questi sacchetti di plastica, anche meno, Ugreen, anche meno. Però è fatto veramente bene, porca miseria. In questo caso c'è anche una transizione da questo, riuscite a vederlo bene, da questo grigio, anche qui opaco, ad un nero che fa, che va ad occupare la parte centrale del prodotto. Due porte USB-C, immagino non siano, ma questo non è un power bank, è solo un caricatore, assolutamente no, lo vedevo abbastanza corposo. Due porte Type-C, una USB. Vi ricordo che la potenza totale è di 65 watt. Sempre più compatti, niente di rivoluzionario, però qualità. Ripeto, con Ugreen c'è qualità. Questo invece è uno di quei prodotti che non, veramente, quando mi serve non trovo mai, perché ne ho uno, tra l'altro di Anker, proprio il competitor numero uno. Però lui è un hub 7 in 1, Type-C, riesce a gestire un power delivery da 100 watt. Bel prodottino, andiamo ad aprirlo. Mi piace che hanno inserito la linguetta, facile da gestire anche a mani nude. Vediamo solo l'assemblaggio, sono interessato a quello, niente di più. Snuggle Riccardo, ok, hai fatto apposta. Tornerai mai a OnePlus? Molto improbabile, molto improbabile, anche perché ormai OnePlus, Oppo, vedo poche differenze. Comunque ottimi prodotti, non nulla da dire. Solo manca un po' di carattere, di originalità. Allora, plastica, buonissimo. E anche lui, a parte questo sacchetto avvolto intorno al cavetto, anche lui mi sembra molto resistente. Abbiamo addirittura il cappuccio di protezione sulla porta USB-C. Vedo che riuscite a vederlo. Fatto veramente bene. Veramente, veramente, veramente bene. Quindi abbiamo la Type-C, che immagino sia per la ricarica, un HDMI, ok, classica SD, micro SD, due USB, Ethernet, basta. Bello, resistente, buon prodotto. Ugreen, per me vai bene, vai sempre benissimo. Ugreen, io ormai sono un tuo fan di lunga data e non posso che raccomandarvi. Io sinceramente i prodotti Ugreen credo siano sempre stati affidabili. Sempre stati affidabili. Ora, basta, è il momento di andare a controllare di nuovo lo stato di ricarica della batteria da 40 mAh e portarvela qua.
Non c'è niente da fare, ragazzi. Luca, hype. Non c'è niente da fare. O forse sì. O forse c'è da fare. Vogliamo far esplodere questa live? E la facciamo esplodere, non è un problema. Proveremo ad utilizzare questa batteria portatile da 40.000 mAh che non sappiamo essere carica o meno per caricare. Si prova a collegare qualcosa, perché non quest'altra batteria trasparente da più di 26.000 mAh. Vado, io vado, anzi no, prima, ok, lui non si accende collegando. Io proverei anche a caricare il mio telefono, però prima voglio capire cosa succede se collego questa. Si sveglia lei? Mi dà dei segnali? Ecco, ecco, incredibile! In questo momento noi possiamo capire cosa sta succedendo in questo collegamento, perché lei ci sta dando delle informazioni. Lei ci sta dando delle informazioni, nel senso che c'è neanche un watt di potenza, però sappiamo esserci una tensione di 15 volt e una corrente di 0.1 ampere. Quindi 100 mAh, giusto? Sì. Però questa cosa non è buona. Questo no bueno. Questo no bueno. Non fare le bombe artigianali con il power bank. Invece questo è altro in queste dirette, Andrea. Proviamo a cambiare porto USB-C. Vediamo se cambia qualcosa. Rileva il collegamento. È bellissimo che si stia costruendo questo ecosistema di batterie. Tanto io sono qua, voi siete a casa, al sicuro. Bravi, bravi voi. Beati voi. Non cambia nulla, quindi rimaniamo. Riprovo l'altra porta, ma non cambierà assolutamente nulla. Anche in questo caso, 0, 0, 0, sempre 0.84 watt. Ragazzi, perché? Ma perché? Stacca, stacca, stacca! Sta così e a sto punto proviamo a collegare un telefono. Tra l'altro, non proprio un telefono qualunque, insomma. Un buon prodotto, quindi vado, Lui non va in carica, niente. È morta. Mi hanno scammato completamente. Mi hanno veramente rifilato un prodotto non funzionante. Ma non ci credo, ma è bellissimo. Ma perché? Comunque ci deve essere qualcosa qui da aggiustare. Questa è una delusione che io non posso sopportare. Secondo me ci hanno veramente messo dentro un sasso e basta. Cioè, questo è il prodotto. Una delusione terribile. Una delusione, vi giuro. Ma perché? Niente, ma niente, non si carica neanche così. Niente, è andata. Ragazzi, seguitemi su Instagram. faccio la call to action incredibile. Seguitemi su Instagram, @snuggle. Perché solo lì pubblicherò, se mai dovesse accadere, il momento dove questa piccolina risuscita. Se altrimenti no. Altrimenti rimane comunque un meraviglioso ornamento per la tua scrivania. Ma certo, praticamente la mia scrivania diventa un'esposizione di power bank abnormi. Che poi ditemi come fanno a starci 40.000 mAh in questo e qua dentro 26.000. Beh, oddio, qua c'è tutta la parte trasparente che non viene proprio ottimizzata. Va bene, abbiamo detto anche troppo. Direi di andare avanti. Purtroppo, con questa delusione incredibile. Anzi, io la terrei qua perché si sa mai che le venisse voglia di svegliarsi. È il momento di aprire un pacchetto di Nothing. Niente di incredibile, cioè abbiamo aperto pacchi secondo me più incredibili stasera. Però come vi dicevo ad inizio live, qui parliamo di un gadget o più gadget che sono stati inviati a investitori, utenti, parte della community. Quindi ci siamo. Vado, è un po' come la sveglia palestinese di Peter Griffin. Ah, ok. E questo è fan service potente. Fan service vuol dire
insomma, fare ciò che piace ai fan, insomma, promuovere prodotti, merchandising. Non c'è niente da vedere qui, chiudo. Il cappellino di Nothing, va bene. Potrei mettermelo, mi sembra. Ah, però è quello. Ah, non da baseball. Ok, parte in cartone. Cartone di Nothing, ragazzi. Se volete, direi che è il momento anche di indossarlo. Nothing Cap 1. Check. Vado, eh. Ovviamente strettissimo. Bello. Vabbè, ma è anche blu con la maglia sotto, il giallo. Vabbè, ma qui, ragazzi. Meraviglioso. Volete che lo tenga in avanti? No, perché Nothing non ti faccio pubblicità. Adesivi. Troppi adesivi. Allora, questi adesivi, forse avete già capito dove li applicherò. Su questa. Per coprire ai fori. E poi domani metterò una foto su Reddit spacciando questo prodotto per un prodotto Nothing. Sono convinto che almeno 7 persone su 10 possano cascarci. Ed è subito Ash dei Pokémon. Ragazzi, siete più avanti. Ah cavolo, pensavo in anteprima le cuffie. Ma quelle potrebbero essere già nello studio. Potrebbero, come non potrebbero. E non lo so. Quadernino Nothing, ok. Tutto quadratini. Oh, tutto quadratini, finalmente. Non come altri brand che, va bene, voi non lo sapete, però spesso regalano quadernini agli eventi. E li fanno un po' a quadretti, un po' a righe, un po' bianchi. A me sta cosa manda fuori di testa. Guardate Nothing cosa ha scelto di fare. Questo è veramente essere fanboy ai massimi livelli. Però a me, non lo so, piacciono questi tocchi. Vedetela come volete voi. Però se fate caso, ci sono dei puntini che determinano dei quadrati leggermente più grossi. L'ho detto molto male, però non avevo mai visto questo tipo di griglia. Nothing R scritto in alto sopra ad ogni pagina. A me questo piace veramente un casino. E poi è fatto con quella carta che sembra tipo un po' riciclata, ma in realtà è super flessibile. Mi piace. Mi piace. Ecco, allora sono forti. Il quaderno si vede tutto bianco. Lo so, ragazzi, scusatemi. Spero che, forse tenendolo più lontano, inclinandolo, riusciate a capire meglio. Quadratini così. Esatto, è tipo quello dei bullet journal. È molto carino. Ah sì, è proprio quello. Ora che mi ci fate far caso, guardate. Non so se riuscite a leggere questa parte, però c'è scritto project, date, scale. Quindi probabilmente è un quadernino per organizzare lavori, progetti. Mi piace tantissimo, anche perché lo utilizzerò. Il fatto che sia proprio nero, proprio nero totale. L'avrei preferito bianco, devo essere sincero. Però nero sicuramente sta meglio con tutto. E poi, vabbè, ma non poteva mancare. Non poteva mancare lei. Una borsa. Perché no? Perché non mettere una borsa? Credo sia una borsa. Sarebbe stata troppo bella una maglietta. Però qua vedo anche lei. Ah. E qua vi volevo. La penna. Boh, devo essere sincero, Da fanboy mi aspettavo un pochettino di più. È trasparente. Però diciamo che le penne trasparenti non sono proprio un'esclusiva clamorosa. Carina, bella. Niente di particolare, devo dire la verità. C'è questa parte in cromata, chiamiamola così, che vabbè, dà un tocco un po' particolare. Non mi fa impazzire. Immagino scriva molto bene. La proverò. La userò con il quadernino? No. Ve lo dico subito. Ma alla fine che ti hanno regalato? Nothing. Sì, Nothing. In realtà poca roba, Carlo. In realtà poca roba. Però bruttarella questa. Sì, vero. Non mi fa impazzire la penna. Non mi fa impazzire la penna. Vediamo la borsa. Vediamo se recuperano con la borsa. Beh, grossa. Ammazza, ma che è? Una tovaglia. È veramente gigante. Ha la parte magnetica qua? No, non ha neanche i magneti. È una normalissima borsa. Va bene, grazie Nothing. Anche questa. Anzi, no, sì, ha qualcosa di magnetico, mi sa. Forse. Non ha assolutamente nulla di magnetico. Perché io vedo le cose che non esistono.
Ragazzi, è una borsa, ma questa va insieme alle altre. Con questa ci vai al mare. Ma sì, ma cosa ci devo fare? La spesa al Lidl? Ma veramente? Ma perché? Ma perché? Vabbè, insomma, sono contento perché a me interessava solo una cosa, cioè questo. E sono molto felice di vedere che hanno utilizzato questa impostazione che approvo. Approvo. Allora, io avrei, giusto per concludere alla stragrande, che cuffie over-ear indossi? Sono le Logitech Zone 100. Io dovrei concludere con questo, che voi non vedete perché io devo fare così per farvelo vedere. Cappellino Nothing, non dimentichiamolo. L'apro o non l'apro? Questo è il dilemma. Questo è il dilemma. No, il vero dilemma è questo prodotto. Però l'apro o non l'apro? Cos'è un aspirapolvere? No, non è un aspirapolvere. Quanti watt ha la borsa? No. Basta. Io la apro. Sto. Porca miseria, ragazzi. È una dura vita. È un duro lavoro. Io proverò a farvi vedere. Non vedete niente. Qui torna molto utile lui. Io non vedo la chat in questo momento, quindi ragazzi, sentitevi liberi di insultarmi, di dire quello che preferite. Questa è una... No, scusate, devo concentrarmi perché sennò qua mi taglio letteralmente qualcosa. Qui danneggio monitor, eh. Ah, pericolo. No, ok. Certo che veramente la sicurezza io la metto al primo posto. Ci sono batterie da 40.000 mAh. Così dicono. Così dicono. Riuscite a vedermi? C'è una mano davanti. Viva la mia professionalità. Oddio. No, un'altra borsa. Sì, un'altra borsa, un'altra scatola. Oddio, è finita. È veramente finita. Ragazzi, facciamo una cosa. Secondo me conviene mettersi con questa impostazione. Ah! Eccoci. Vado, eh? Allora, sì, vado, ma dove vado? Qua devo ribaltare proprio. Ok. Numero. Anzi, no, prima voglio leggere cosa scrivete. Gruppo di continuità a benzina. Bene, ho già letto troppo, grazie. E a testa in giù. È una cosa molto tamarra. Questa è una cosa veramente tamarra. L'ho tenuta per chiudere su alti livelli. Questa, ragazzi. Questa è una cassa Bluetooth. Ah, della Tribit. Questa è veramente la tamarraggine totale. Questa non so neanche quale sia. La... Ok, lo Stormbox Blast. Cioè proprio scelgono ogni volta dei nomi più tamarri, perché non basta fare casse Bluetooth con LED RGB ovunque. No, diamogli anche i nomi. Ma è giusto. Questo è, si chiama personal brand. Anche le casse hanno un personal brand. Vivete con me questi momenti magici di apertura. Oh, ma poi sono eleganti. Sono eleganti. Guardate insieme a me come sono eleganti questi Tribit. Thank you for choosing Tribit. Guarda che gentili. Sì, va bene, farò attenzione ai prodotti che mi offrite e che mi spammerete nella mail con tutte le vostre offerte. Devo dire che questo sta diventando un unboxing scomodo, però mi sembra giusto sacrificarsi per dare spazio a questa cassa che sono sicuro non deluderà. Per esempio abbiamo già una confezione che spero riusciate a vedere, sì, questa volta la vedete anche da vicino. Ed è subito disco party. Beh, non lo so in realtà. Non lo so. Questo è il cavo di alimentazione. Ok, spero che sia ovviamente portatile. Anzi, lo do per scontato. Ma vedere questo cavo non mi rassicura molto.
Però voglio continuare a crederci. Voglio continuare a crederci. Ragazzi, qua siamo. Qua siamo almeno sui 10 kg. Sì. Direi un deca. Direi un bel de. Mazza, sì, questa è veramente potente. Porca vacca. Dai, ma sicuramente è anche power bank. Non voglio pensare che abbia bisogno dell'alimentazione. Cioè, ci sta, poi non è che vi mettiate a spostare, a fare del genere più di tanto. Cosa posso fare, Ma allora, questo party raduno quando lo organizziamo? Guarda, Carlo, devo sentire Carl Pei, poi ci vediamo a Londra magari, facciamo qualcosina. Allora, qualitativamente parlando, è fatta da paura. Tutta in plastica, naturalmente. Però bella. Buon design, particolare. Tamarro al punto giusto. Ah, piedini in gomma nella parte inferiore. Oh, abbiamo anche i dati. I miei tanto amati dati. Non so se riuscite a vederli in controluce. Ecco, sono scritti proprio lì. Proprio lì dove voi non riuscite a leggere quasi nulla. Però c'è una... C'è un output Type-C e questa cosa già mi accende. Oh, 6600 mAh. Ok. 71.28 watt ora di batteria. Quindi sono 6000 mAh ad una tensione diversa. Sì, sono 10.8 volt di tensione. Voi non riuscite a vedere, però questi sono tutti dettagli importanti. Quindi direi di andare alla ricerca di queste porte, che immagino siano nella parte posteriore. Eh sì, guardala lì la fessura che si nascondeva. Volevi nasconderti. Se la metti in carica insieme ai due power bank salta al contatore. Tanto ormai, già che ci siamo, vado, vediamo che cosa offre la belva. Ah, niente di in realtà così clamoroso. Abbiamo una porta output, spero riusciate a vederla. Vorrei sollevarla, però ho paura di fare dei danni in realtà. Provo, ragazzi. Pesa veramente non poco. Abbiamo un output Type-C, abbiamo il classico aux-in, jack 3.5, e abbiamo l'alimentazione, quindi funziona tramite cavo. Ero convinto potesse funzionare tramite batteria integrata, a meno che non si carichi, però io ho seri dubbi. Ma continuo a crederci. Momento verità. Lo sapevo, la tamarraggine, eccola qua. Mamma mia, non si può vedere questo blu. Cioè, va bene, la imposterò subito sul bianco. Però bene che sia ricaricabile. Ok, ora ci siamo. Ragazzi, non faccio partire il mega mix. Soundcheck. Ragazzi, lo so che voi volete il soundcheck. Va bene, dai, vi do il soundcheck. Io che provo anche a a disincentivare queste malsane idee, però. Ne è valsa la pena? Pixel 7 sembra andare un bel 30% più veloce. Ah, in risposta a BTE, ma quella cassa è bellissima, facci vedere i LED. Ecco, adesso vi sto facendo vedere i LED. Scusate. Allora. Aiuto. Andiamo a collegarci. Bluetooth, teniamo premuto. Subito trovata. 3 Bit Storm Box, ok? Vediamo il suono che fa. Bene, i colori non cambiano. Va bene. Facciamo finta che vada tutto bene. Abbassiamo il volume di YouTube Music. Anzi, interrompiamo direttamente la musica. E a questo punto diamo il via al party. Vediamo se riesco a trovare una canzone non strapiena di copyright. Sarebbe molto interessante. Ecco, DJ Grumble, che lo ascolto, mi fa impazzire. Scusate, magari mi tolgo anche le cuffie per apprezzare al meglio. Allora, sono a metà. Metà volume. Ed è già bello corposo.
lo sentiate voi, perché bassi interessanti. Design ci sta. Deve essere molto peggio. Va bene, potete screenshottare questo magico momento. Tribit, cioè questo è altro per te. Al massimo non gracchia. Ho paura a portarla al massimo, sinceramente, però non male. Perché in qualche modo siamo tutti un po' tamarri dentro? Perché vedere il livello della musica, del beat che va a ritmo con appunto la luce, vederlo visivamente? Perché è bello? Non lo so. Perché? Non lo so. Comunque, Tribit, hai fatto un prodotto molto carino. E soprattutto con una batteria integrata. Questa cosa la davo per scontata, è ovvio. Però, insomma, quando ho visto quel cavo non ero convintissimo. Ragazzi, lei rimane la delusione, la scammata clamorosa, la fregatura pazzesca di questa diretta. Se qualcuno di voi sapesse come intervenire, mi scriva su Instagram. E però no, però io non mi arrendo. Scusate, ma io non ci sto. Io non ci sto, e se non ci sto, io sapete cosa vi dico? Io vi dico questo. Io vado su iFory. No, ma è impossibile, non ci sarà nessuno che avrà avuto questo prodotto e l'avrà acceso. Ragazzi, lo ribadisco per l'ennesima volta. Seguitemi su Instagram. Penso di essere saltato per qualche secondo. Seguitemi su Instagram ed occhio agli aggiornamenti nella sezione abbonamenti di questo canale, perché tutti i prodotti che avete visto, tranne questo che mi terrò per tutta la vita, credo, tutti i prodotti che avete visto potrebbero diventare vostri in realtà. Però annuncerò in maniera definitiva il tutto su YouTube con un video. Basta, ci vediamo, ciao, buona serata, e anzi, buonanotte.